Hardman, vostro capo istruttore. Buonasera, parte numero 3 della nostra Nuzlocke Challenge. Sono sempre io, Esci88. Ripartiamo appunto con la nostra sfida quotidiana a Pokémon Platino. Entriamo nel varco di Mineropoli per ottenere la MN06 Spaccaroccia e riuscire ad arrivare alla prossima cittadina. Come avete visto, ho messo Farina davanti perché, riguardando un po' le regole e seguendo anche le regole che sta utilizzando Maryland tuttora, ho visto che il livello della nostra squadra può arrivare al massimo fino al livello più alto del capo palestra che dovremmo affrontare. In questo caso dovremmo affrontare il capo palestra di Mineropoli, che ha un Rampador, se non mi ricordo male si pronuncia così, a livello 14. Quindi la nostra squadra tecnicamente può salire fino al livello 14. Allora ho deciso di allenare Farina, ma intanto troviamo uno Zubat all'interno della grotta, quindi dovremo catturarlo. E quindi, come vi dicevo, potremo allenare Farina a livello 14, così come tutte le altre membri della squadra, appunto. In attesa prima della sfida contro il capalestra. Allora, Cappero lo chiameremo, nuovo membro della squadra. Cappe, dov'è la R? Me l'avevano tolta. Eccolo, Cappero. Quindi alleneremo, penso di allenare almeno Farina fino a livello 14 per farlo evolvere, così non avere problemi prima di incontrare il cavalestra, perché altrimenti ci distrugge la squadra e finisce praticamente qua la Nuzlocke Challenge. Mi dispiace se non alleno immediatamente gli altri membri della squadra, ma tanto ci sarà tempo prima di allenare, insomma, Cappero, Farina buona, Farro e tutti gli altri, ecco. A questo punto affrontiamo questi due allenatori che non sono proprio un granché. Vedete che Farina, avendo anche i rapidi artigli che si stanno attivando sempre, attacca ovviamente per primo, anche perché ha una velocità e un livello superiore. Mamma coraggiosa, troppo di sicuro. Le prime parole di Maggie, che ha detto ridendo. Quindi arriviamo a Mineropoli e troviamo davanti alla palestra il nostro amico Diaman. Però prima di andarci a parlare voglio andare a curare ovviamente la nostra squadra. Quindi andiamo nel centro Pokémon. Eccolo qua. Perfetto, la tua squadra è in perfetta forma. Arrivederci. Allora andiamo subito qua su a nord di Mineropoli, perché nel percorso 207 ovviamente dovremo catturare un nuovo Pokémon della nostra squadra. Il Pokémon che è Machop. Allora usiamogli un graffio. Basta, perché non voglio dopo ritornare a curare Farina immediatamente. E invece forse sarebbe meglio. Dai, catturalo. 1, 2, 3. Perfetto, abbiamo catturato anche Machop, che verrà chiamato Cappero Acciuga. Acciuga. Che, oddio, per un Pokémon secco magari magari ti può chiamare uno Snorlax Acciuga, però non è. Comunque sia, troviamo un Ponyta selvatico e qui devo un po' allenare un secondino Farina, almeno contro questi Pokemini un po' così alla scazzo, proprio per riuscire ad arrivare almeno a livello 14 e farlo evolvere, perché mi sono reso conto che anche Maryland ha fatto così. Ovviamente prendo un po' di spunto dalla sua. Io non l'ho mai fatta, non ha Nuzlocke Challenge e non vorrei, insomma, terminarla dopo 3 o 4 episodi. Quindi voglio far divertire anche a voi, ma riuscire comunque sia a portarla alla fine. A questo punto mi sembra che lui aveva il livello della squadra era simile al mio, magari un po' più alti, un po' più bassi, ma insomma eravamo sempre là. Allora andiamo a parlare con Diaman, che appunto ci dirà che il capolestra non c'è all'interno della palestra, appunto, e che si trova all'interno della cava di Mineropoli. Quindi dobbiamo andare a dirgli di tornare alla palestra, perché c'è appunto uno sfidante noi che vuole conquistare la prima medaglia. A questo punto, se andate qua a sinistra, potremmo trovare un coccio giallo e un super colpo all'interno, cioè vicino a questo sacco di terra. Eccolo qua. Oltre che in Machop. E poi se andate verso destra del vostro teleschermo e passate qua giù in mezzo a
queste due travi. Parlate con questo simpatico lavoratore che ci darà una super pozione, uno strumento molto utile. Insomma, già trovare una super pozione dopo due o tre città non è male. Andiamo qua invece e catturiamo Geodude a questo punto, perché siamo entrati all'interno della cava di Mineropoli. Perfetto. Non voglio usare Pokémon. Ovviamente, adesso che ho la squadra completa, nel senso sono 6 membri più il settimo all'interno del. Non voglio dare il soprannome. All'interno del box, posso decidere, nel caso qualcuno muoia, se è utile oppure meno. Non ho dato un soprannome a Geodude perché mi piace Geodude come nome. Cioè, è carino, Geodude. Allora, mandiamo Farro a questo punto. Un po' noioso così, ma dobbiamo ovviamente allenare la nostra squadra, perché altrimenti cioè, la Nuzlocke Challenge termina dopo 10 secondi. Vediamo un altro. Super colpo, brutto colpo. Bua, colpo. Troviamo una fune di fuga qua. Poi parliamo con questi due lavoratori. Il primo è questo qui, il secondo è dalla parte destra, appunto, dove dovremmo affrontare l'allenatore, dove dovremmo parlare il capopalestra, perché ha detto allenatore non lo so. Manca pochissimo. Eccolo qua. Con questo Geodude credo proprio che Farina si evolva, evolga, evolverà. Dai, braciere. Eccolo qua. Perfetto. Farina sale a livello 14. Ovviamente si evolve in Monferno. Oh, perfetto. E vuole imparare ovviamente pugno rapido. Toglieremo provocazione perché tanto non ci serve. E a questo punto io sarei anche per mettere Farro davanti. Tanto, cioè, contro Pokémon di tipo roccia c'è e terra c'è poco da fare. A meno che non si usi soltanto Farina o comunque sia avete iniziato con altri starter, c'è poco da fare. Troviamo una pozione, andiamo a parlare con questo lavoratore, perfetto. Usiamogli un attacco d'ala, tanto gli togliamo anche parecchio dopo. Mamma mia, quanto poco gli togliamo. Però dobbiamo perdurare con il nostro farro, anche se sto dando anche il riccio al scudo, ci complica un po' le cose. Dai, lucidatura. Lucidatura di nuovo. Oh mio Dio, dobbiamo mandare vaniglia a questo punto. Usa ancora riccio scudo. Vabbè, ho capito, ma allora ci si sta 2 anni. Riccio scudo di nuovo. Perfetto. Farro sarà a livello 11 e vaniglia no. Ok, quindi si può anche uscire, penso. Ok, possiamo anche direttamente uscire dalla cava di Mineropoli. Uom. E a questo punto andiamo a curare la nostra squadra e poi ci andiamo ad operare. Intanto l'emulatore mi si sta incriccando, cioè va ancora più lento. Possiamo andare ad affrontare i primi allenatori che si trovano all'interno della palestra. Credo proprio che. Allora, vediamo un po'. Allora, se io metto Farro davanti. Possiamo provare a lasciarlo davanti e vedere un po' come si comportano con i primi allenatori che sono all'interno della palestra. Anche se, insomma, non sarà facile, eh. Geodude a livello 11. Se poi magari conosce anche Sassata, questo mi abbatte. Quindi mandiamo Farina. Usa riccio scudo per 2, quindi. Pugno rapido di nuovo. Ovviamente brutto colpo ed è super efficace. Poi andiamo a affrontare anche questo allenatore. Perfetto. Allora, mettiamo di nuovo Farina. Almeno così alleniamo Farro. Più che altro che Farina, che comunque sia. Cioè, ha veramente poco di cui essere allenato. Anche perché altrimenti dopo andremo a violare le regole della Nuzlocke Challenge. Quasi a livello 15. E allora a questo punto vediamo un po' Farro. Non sarà facile, no? No, no. Usiamo una pozione su Farina perché per affrontare il capo palestra e poi vediamo un po'.
Io a questo punto manderei Farina davanti, anche perché comunque sia, altrimenti cioè non so chi mandare. Ma perché no? Ok. Ma andiamo Farina davanti e affrontiamo il capolestra. Non c'è molto da fare. Andiamo ad affrontare Pedro. Manderà il Geodude da livello 12. Usiamo un pugno rapido. Usa Levito Roccia. Sta cosa un po' non mi aggrada. Bene, Farina sale a livello 15, perfetto. Quindi abbiamo. Mettiamo così che è la regola, che almeno durante lo scontro contro il capolestra penso che ci possa stare di salire di livello anche un po' più superiore, anche che se no veramente ci si sta 2000 giorni. Perfetto, Farina si sta comportando ottimamente. Ha sconfitto qualsiasi Pokémon lui. Voglio che scordi una mossa al posto di Sfuriate e Scherzavo. Allora, vediamo un po'. È imbarazzato. Perso contro un allenatore che è. Ok. Medaglia carbone da Pedro. Perfetto. Possiamo utilizzare Spaccaroccia. Ci regala l'MT76 che contiene Levito Roccia. Ok, non ci dice fino a che livello potranno crescere. Controllerò io appunto online. A questo punto me andremo. Farò allenare Cappero e Farro. Ordina di qua. Poi dopo ci sarà Vaniglia da allenare. Ok. Allora, a questo punto possiamo lasciarci Mineropoli alle spalle e proseguire. Ovviamente arriverà il nostro amico Anarnian, che ci dirà di proseguire verso il percorso 208, mi sembra, se non mi sbaglio. Beh, mi sembra di sì. Allora, evitiamo l'erba che tanto non ci può fare niente. Ripassiamo da Giubilopoli e ritornerà Bellocchio. Finalmente, ciao. Dimmi un po', hai già ottenuto la medaglia? Esatto. Comunque, sembra poco che qui a Giubilo sia tutto tranquillo. Quindi ho deciso, proseguirò le mie ricerche. Ok, proseguile, non c'è problema. Quindi riprendiamo. Andiamo qua su. Oh, uomo misterioso. Molto bene, Prof. Rowan. Sarà. Se farà quello che le diciamo non ci saranno problemi. Ci consegni i risultati delle sue ricerche. Gratis, ovviamente. Se si rifiuterà non risponderemo alle nostre azioni. Quindi quello lì sono i cattivi del team. Nuovo team. Un uomo misterioso. Due uomini misteriosi dai capelli abbastanza eclettici perché sono gialli. Quelli del team Plasma che ovviamente dovremo affrontare. Ok, dai, su. Del team Galassia, non team Plasma. Il team Plasma è su bianco 2 e nero 1. Questi sono il team Galassia. Quindi affrontiamoli. Parte la sfida con le reclute del team Galassia. Adesso ce l'abbiamo fatta. E a questo punto andiamo avanti Farro perché Cappero altrimenti non resiste nemmeno 2 secondi. Guarda quanto gli ha tolto. Ti chiamo stanchi. Che ti pareva strano che usasse Sfuriate? Ha fatto 4 colpi con un brutto colpo. Ovviamente, va bene. Perfetto, perfetto. Ok. Quindi a questo punto, il nostro Pokémon, grandissimo uccello, è mandato KO. Grazie. Ovviamente perché Glemiao usa Sfuriata, attacca 4 volte, di cui un brutto colpo. Mi pare ovviamente giusta come cosa. E quindi possiamo direttamente dire addio a Farro. Ok, perfetto. Farro che mi. Cioè, un Pokémon che mi serviva. Ok, perfetto. Dio bono. Quindi a meno che non troviamo uno Starevia. Non possiamo catturare un altro Starly perché già ce l'abbiamo e quindi non possiamo. Allora, un'ora di colloquio. Perfetto, arriverà anche questo ciccione. Madonna che palle, ma si potrà. Cioè, più di volte ti fa incazzare questo gioco, questa sfida di merda. Ci ha già tolto un membro molto fondamentale, però. Vabbè. Allora, a questo punto. Dobbiamo allenare Cappero e Vaniglia perché l'altro, ovvero Farro, non possiamo più utilizzarlo. Ok, quindi proseguiamo verso il percorso 204. Questa allenatrice l'avevo già affrontata tempo fa, fuori dalla cosa perché mi ero sbagliato, pensavo di registrare e invece nada.
Allora, proseguiamo. Entriamo all'interno del cammino roccioso. Insegniamo spaccaroccia al nostro schiavetto negro legume. E penso che potremmo anche optare per concludere qua l'episodio 3. Oh, non catturo nessuno nel cammino roccioso perché tanto sono soltanto Geodude, Machop e Zubat, cioè è inutile. Quindi usciamo nel percorso 204, affrontiamo questa allenatrice e poi concluderemo qua la nostra sfida. Andiamo Cappero contro Biu-Biu, vediamo se Sanguisuga gli può togliere abbastanza. E dopo. Allora, mandiamo farina. Vaniglia, non farina. Usiamogli azione. Azione di nuovo. Azione di nuovo. Azione di nuovo. Oh, bene, ce l'abbiamo fatta. Cappero sale a livello 7. Ovviamente non impara assolutamente una mossa. Qui se c'era Farro con due attacchi d'ala, cioè, avevamo già mandati KO tutti e due. È super efficace, quindi possiamo usare un super suono. E ovviamente no. Quindi mandiamo vaniglia. Usiamo azione. Usiamo azione. Brutto colpo, attenzione, vaniglia! Si rischia qua, livello 12. Perfetto, quindi come al solito io vi dico, votate, commentate, iscrivetevi. Un saluto a tutti voi iscritti. Mi dispiace per farlo, ragazzi. Almeno 20 mi piace per farlo, per commemorare la memoria di farlo. Ragazzi, almeno 20 mi piace per il prossimo video. Ciao, ragazzi.